Arbitro Lobello tra il Bologna di Capitan Greco e l'Inter di Angelillo, opposte a San Siro per contendersi il secondo posto sulla scia della Juve. Questa di oggi è una delle grandi contese del campionato di calcio, l'enorme settimanale fucina che risuona dei sospiri e delle urla dei tifosi e riluce dei miliardi del Toto e delle fuoriserie dei giocatori. Ma questi almeno stanno facendo il loro dovere e il protagonista del primo tempo è il Bologna. Saranno i rossoblù i primi ad andare in vantaggio con una rete di Campana e invano Linscock si prodigherà per ricucire l'Inter. Fino al riposo nulla da fare. Risorgerà soltanto nella ripresa la beniamina dei milanesi, questa banda Osiris del calcio. Sulla passerella il suo formidabile trio d'attacco, gemma del calcio italiano. E quando si dice italiano si dice Angelillo, Argentina, Birmani, Sudafrica, Linscock, Svezia. Ce ne fossero almeno due dello stesso continente. Ma non ironizziamo, sarà proprio un italiano, Bicicli, numero 7, a far nascere l'azione del pareggio. Tiro di Linscock, parata, Linscock ribatte in gol, 1-1. Su questa parità Vivatelli mancherà un gol fatto e se non vuol segnare lui ci penseranno ancora i neroazzurri, ormai decisi a volare da soli al secondo posto. Una sventola di Firmani e l'Inter vince 2-1. Alle spalle della Juve battuta a Napoli c'è dunque anche l'Inter. Tra 7 giorni la grande guerra, con Angelillo nella parte di Sordi e Boniferti in quella di Gassman.